Ma salve, buon godo day! Mamma mia! Bentornati in un nuovo e godissimo episodio di 4 chiacchiere di Godo. Se mi vedete così sprimaverato e non con la mia solita tuta è perché sono riuscito ad accendere il condizionatore molto prima del previsto e quindi mi ha scaldato l'ambiente e sono bello al caldo invece di starmi qui a gelare. Però con il Godo, ragazzi, ricordatevi che se godete potete resistere anche al freddo. Questa è una massima del giorno. Ragazzi, di cosa parleremo oggi in questo nuovo episodio di 4 chiacchiere di Godo? Parleremo ovviamente della Royal Rumble. Ovviamente sono in ritardo come sempre. Sono un pochettino in ritardo perché è passata più di una settimana da quando è successa la Royal Rumble, però purtroppo ragazzi è così. Gennaio è un mese un pochino complicato, quindi già normalmente io non riesco mai a far uscire proprio il video quel giorno lì, quello ragazzi sarà Godo vs TV almeno 3.5 forse. Da febbraio le cose dovrebbero tornare al solito regime. Royal Rumble 2024 poteva andare peggio. Ormai è difficile, ragazzi, essere al settimo cielo per ogni pay-per-view da WWE. Diciamo che come primo pay-per-view della 2024, su, poteva andare peggio. Sicuramente la cosa che mi ha divertito di più di tutto l'evento è stata la Royal Rumble femminile. Gli altri match, il match di Roman Reigns, sempre la solita cosa, il match per il titolo degli Stati Uniti con Logan Paul. Il finale è stato simpatico, però. E poi la Royal Rumble maschile è stata un po' una delusione. E seppure infortunato Punk, quindi proprio gliel'hanno tirata, io non voglio dire niente. Però sicuramente Royal Rumble femminile mi sono divertito un mondo. Infatti adesso ne parleremo un pochino, cercherò di non fare un video troppo lungo, almeno spero. Ragazzi, intro e si parte. Royal Rumble 2024. Lo slogan sicuramente poteva andare peggio, che è abbastanza ironico visto il contesto. Tutte le cose che sono girate attorno alla Royal Rumble, che vi avevo accennato tra l'altro nel video dove vi parlavo un po' delle news del mondo del wrestling, WWE, TNA, eccetera, eccetera, che vi è piaciuto, sono contento. Quel video era stato registrato prima di tutte le notizie, tutte le accuse che sono state fatte nuovamente a Vince McMahon, fatte dallo Wall Street Journal, incredibile. Penso che Vince McMahon verrà, come dire, scansato da tutto quello che riguarda la WWE, perché penso sia pessima pubblicità. Infatti, molti sponsor sono andati contro la WWE e probabilmente rimuoveranno tutti i rapporti che hanno con la WWE come azienda, ovviamente. Qui intendo, in futuro magari potrei fare un video dedicato al personaggio di Vince McMahon in WWE e fuori. Penso che Vince McMahon non lo sentiremo parlare per un bel po', soprattutto perché dopo quello che hanno scritto sui vari social, penso che, come dire, lo stiano mandando via. E l'altra cosa che in quel video non vi ho accennato, perché appunto è uscito il giorno dopo, è per quanto riguarda Brock Lesnar. Che io in quel video dissi: ah, ero tutto contento perché ci sarà un match tra Brock Lesnar e Gunther a WrestleMania, e invece no. Questo perché? Perché nelle ultime accuse che riguardano Vince McMahon trapela proprio il nome di Brock Lesnar. Quindi anche lui, come dire, penso non lo vedremo per un bel po'. Addirittura adesso si dice che Brock Lesnar sia di fatto ritirato per quanto riguarda WWE e non combatterà mai più. Questa cosa non è mai vera, perché pure con CM Punk avevano detto che non avrebbe più combattuto e ha combattuto. È successo con Daniel Bryan. Si trattava di infortuni, pure per Biggie Langston è un infortunio. Per quanto riguarda Brock, sono delle accuse pesanti che si ricollegano a tutte le cose che sono successe con Vince, specialmente l'anno scorso quando lo scandalo è scoppiato. Quindi per un po' penso non sentiremo parlare di loro due. A livello amministrativo, Vince penso ormai sia andato, e a livello probabilmente di wrestler, penso che finalmente sia quello di Brock Lesnar andare in pensione. Mi rode un pochino perché è un match con Gunther, dove lui, come dire, passava la torcia come final boss a Gunther, mi sarebbe piaciuto, però è anche vero che Gunther forse non ne ha bisogno, però un pochino mi dispiace. E questo era l'inizio del poteva andare peggio per quanto riguarda Royal Rumble, a parte gli sponsor, come vi accennavo un attimo fa, che hanno deciso di defilarsi all'ultimo per quanto riguarda lo sponsorizzare la Royal Rumble. L'altra cosa che si aggiunge alla nostra Road to WrestleMania è il fatto degli injury, di tutte le persone infortunate. Seth Rollins è infortunato, probabilmente non combatterà e non sarà messo in palio in nessuna delle due serate il titolo dei mesi massimi, a meno che non c'è un miracolo. Punk si è infortunato nel finale. Se sembra veramente una barzelletta. Lui nel 2014 esce dalla WWE, dice che non combatterà più. Poi la sua carriera in AEW, succede quello scandalo in AEW con Kenny Omega, Young Bucks, eccetera. Dopo 10 anni torna la Royal Rumble e si infortuna. E non ha neanche il match con Rollins a Mania. Secondo me qualcuno gliel'ha tirata, lo continuo a dire. Però purtroppo doveva andare così, e già queste due cose portano veramente problemi per quanto riguarda quello che doveva succedere a WrestleMania, perché un match è andato, il match con Gunther è andato, i match per Mania sono per adesso Rhea contro Becky, a quanto pare, perché adesso Rhea combatterà contro Nia Elimination Chamber, e poi ci sarà probabilmente Rhea contro Becky, poi ci sarà Bayley che ha vinto la Royal Rumble contro Io Sky, e tra poco ne parleremo. Gunther non si sa cosa succederà, forse faranno Gunther contro Seth, magari tipo uno squash match e danno tutti e due i titoli a Gunther.
Poi, per quanto riguarda il match a tag team, stanno provando a dire che ci sarà The Miz e R-Truth contro Finn Balor e Damian Priest per tutta questa storia con R-Truth e The Judgment Day. Va bene, per il titolo degli Stati Uniti spero facciano Logan Paul contro LA Knight e con LA Knight che vince il titolo contro Logan Paul. Manca un po' di sostanza a questa mania, Punk sicuramente non ci voleva. Però adesso analizziamo un pochino questo pay-per-view. Il pay-per-view inizia con la Royal Rumble femminile, che come vi accennavo prima è sicuramente il match che mi ha divertito di più per la serata. Potrei quasi dire che questa Royal Rumble femminile è la migliore di tutte quelle fatte fino adesso. Forse anche meglio della prima dove ha vinto Asuka. Non lo so, ci devo pensare, però questa mi ha divertito veramente tanto. Però voglio raccontarvi quali sono i momenti salienti sicuramente. Il match inizia con Natalia, che ok, apprezzo Natalia perché è quel wrestler che puoi mettere veramente dappertutto e le può fare qualsiasi cosa. Ha avuto i suoi regni titolati, però... Ma contro Natalia è ritornata Naomi. Come accennavo nel video delle news, Naomi è tornata alla Royal Rumble. Sono contentissimo, con tutta la sua glow dance, Sono contento, mi mancava Naomi, spero che stavolta Naomi sia buildata bene perché è veramente underrated. È stata campionessa di SmackDown, però lei può fare veramente tanto. Speriamo che non la costringano ad andare via con Sasha Banks di nuovo. Sasha Banks dovesse tornare, tanta roba, però dicono andrà in AEW. Come Okada, che non ho detto nel video della news, Okada andrà in AEW o in WWE, non si sa ancora, spero in WWE. Vabbè, non lo so, non si sa questa cosa, sono rumors incredibili. E poco dopo è arrivata Bayley, che tra l'altro, oltre ad aver vinto la Royal Rumble, ha preso anche il premio per essere, diciamo, rimasta di più nel ring. Più di un'ora, mi pare un'ora e tre minuti, quattro minuti, che è tantissimo come longevità nella Royal Rumble. Ma la cosa che sicuramente mi ha fatto veramente ridere e godere è stato l'arrivo di Jordan Grace, che è la campionessa di TNA. Giustamente alcuni di voi diranno, ehi, ma era già successa. Mi pare nella Royal Rumble scorsa è arrivata Mickey James, che all'epoca era proprio la campionessa di TNA. Quest'anno è arrivata Jordan Grace, che anche qui vi citavo nel video delle news, che probabilmente in futuro potrebbe arrivare in WWE, perché veramente è incredibile. E vedere in WWE è stato incredibile. Hanno fatto con la scenetta con Naomi, perché l'ultimo match di Naomi è stato proprio contro Jordan Grace, prima di tornare in WWE. Quindi si sono abbracciate, hanno cominciato a combattere, Jordan Grace ha fatto le sue power moves incredibili. Mi ha fatto ridere un commento di Michael Cole, che se n'è uscito... che Jordan Grace sembra uscita da un film della Marvel, perché è super muscolosa. Tra l'altro lei ha avuto una trasformazione fisica assurda, vi faccio vedere, prima era da così a così, tanta roba. Poi è arrivata Asuka, Kairi Sane, Bianca Belair, c'è stata appunto la scenetta con il Damage Control, con Bayley, Kairi Sane e Asuka che provano a eliminare tutte, e poi loro due vengono eliminate dalle vecchie campionesse del tag team. Una cosa che ho apprezzato di questa Royal Rumble femminile è il fatto, anche di quella maschile, è stato il fatto che finalmente non ci sono più leggende. Con leggende che intendo i wrestler del passato. Piccola chicca, nella Raw prima di questa Royal Rumble, Hulk Hogan si è visto e ha fatto una battuta come se lui volesse tornare a combattere alla sua veneranda età. Io direi che Hulk, per carità, mio padre assoluto Hulk Hogan, però... Dai, non facciamo una figuraccia come abbiamo fatto con Ric Flair. All Might Hogan rimarrà lì, però, insomma, watch gonna do, brother, non fare queste cose. Wrestler giovani e wrestler attuali, senza andare nel passato. Per carità, se poi fosse tornato The Rock nel Royal Rumble o Stone Cold Steve Austin, avrei tirato la sedia per il godo, però va bene così, sono contento. Quindi vengono eliminate sia Kairi Sane che Asuka, e poi arriva Bianca Belair. Bianca Belair affronta Jordan Grace, e tra l'altro, piccola chicca, l'eliminazione di Jordan Grace credo sia una delle migliori di tutte le Royal Rumble femminile, perché gli ha fatto la KOD sull'apron del ring per eliminarla. Damn! Un'eliminazione top, mi è piaciuta tantissimo. Poi è arrivata Nia Jax, è arrivata Becky Lynch, c'è stata la scenetta con Valhalla e R-Truth, che si è confuso pensando che era la Royal Rumble maschile ma era quella femminile. Io voglio bene R-Truth, però dai. E la cosa divertente di Nia Jax è che è riuscita a fare 4 botch nei primi 10 minuti. Per carità, spero non abbia fatto male a nessuno. Ha fatto un botch su Piper Nevin, ha fatto un botch su Chelsea Green, ha quasi bocciato una cosa con Becky Lynch, insomma, va bene. Chi potrà sconfiggere Nia Jax? E ha debuttato Jade Goddamn Cargill, che la ricorderete per essere la campionessa più longeva di la AEW per quanto riguarda il TBS Champion, che è andata via da AEW, è stata un bel po' nel Performance Center e finalmente ha debuttato. Mamma mia! Mamma mia. E la cosa che ho adorato è che Michael Cole ha detto: oh, chi è che può sollevare Nia Jax? Arriva lei, boom, sollevata, slam, e la elimina da sola istantaneamente. Il pubblico impazzisce, con Becky che fa, tanto per buildare Jade. C'è stato il momento Spider-Man meme con Jade Cargill, che si è vista con Bianca Belair come il meme di Spider-Man che si compra, perché sono molto simili. Hanno fatto pure la Gorilla Press Slam insieme. E alla fine
in questa Royal Rumble rimane Jade Cargill, Bayley e Liv Morgan numero 30, che aveva avuto dei piccoli problemini, mi dicono dalla regia, però adesso è tutto passato. E vabbè, ovviamente Jade Cargill non poteva vincere, però ha fatto un grande show e Bayley ha vinto assolutamente la vincitrice perfetta, perché la storyline del Damage Control ricorda un po' della Bloodline, e sono contento per Bayley. Infatti probabilmente al 99% a WrestleMania ci sarà Bayley contro Io Sky, perché prossimamente, quando Bayley dirà beh, quasi quasi potrei fare un combattimento contro Io Sky, le verrà massacrato da tutto il team, probabilmente sparirà per un mesetto, tornerà con la gimmick face, quindi quella degli abbracci incredibile, ci sarà Bayley contro Io Sky per WrestleMania con Bayley che vince. Vedrete che succederà questa cosa, se non succede ci siamo capiti. Poi passiamo al match che mi ha deluso tantissimo, perché non ne posso più di Roman Reigns, con tutto l'affetto del mondo. Il match tra Roman Reigns contro LA Knight, Randy Orton e AJ Styles. E il match è... non è niente di che. Io speravo in un match come quello che è successo, mi pare, a SummerSlam 2016, quello con Roman Reigns, Brock Lesnar, Samoa Joe e Braun Strowman, erano questi che sono big beefy boy, e invece non è successo niente. All'inizio hanno combattuto tutti con Roman Reigns, poi il match è stato veramente slow, my god, il match è stato veramente lento, ci hanno messo un'ora a fare quello spot del tavolo, neanche un tavolo rotto, grazie a Kevin Owens un tavolo si è rotto, è un fatal four way match, no disqualification match, e l'unico spot extreme è stata una sedia. No, ti prego. Anche qui, momento Randy Orton, RKO per tutti, arriva solo, solo interrompe il count, prova a colpire quello nella barricata, mista, si fa male da solo. L'abbiamo vista da più di un anno! Io continuerò a dire, come dicevo l'anno scorso, lo dicevano anche su Seschedro, che sì, ovvio, su Seschedro tornerà, che volevo fare, dato tutto quello che è successo nel vecchio special, quello tra il King, che cosa sarà successo con il King, e su Seschedro, a livello di storyline, quando uscirà lo special, parte 2 su Seschedro torneranno in video, però per rendere tutto quanto canon, perché è una cosa mia. Comunque, tranquillo, dicevo, prossimamente registrerò quello special e usciranno, poi torneranno felici e contenti. Comunque, vi dicevo, quello che dico dall'anno scorso è che il titolo di Roman Reigns doveva finire a WrestleMania l'anno scorso, con Cody che sconfigge Roman Reigns, e poi iniziava tutta la parte 2 della storia della Bloodline, quindi Roman Reigns contro Jey Uso, poi contro Jimmy Uso, e bla bla bla, poi contro Solo, sarebbe finita definitivamente a questa WrestleMania con The Rock contro Roman Reigns, con niente in palio, perché non c'è bisogno di niente in palio con The Rock e Roman Reigns, l'unica cosa in palio è il potere di essere capo della loro dinastia, però a parte questo non c'era bisogno. Comunque vabbè, è andata così, Roman Reigns vince, LA Knight ha su super over con il crowd che fa yeah ogni volta, non mi è piaciuto tantissimo questo match. Il match successivo è stato Logan Paul contro Kevin Owens, e tra l'altro, piccola chicca, quando Logan Paul sconfisse Rey Mysterio diventando campione, un ragazzo mi scrisse, dato che io dicevo sempre sì, Logan Paul campione adesso finirà come Roman Reigns, che SmackDown gli mancheranno due titoli, perché sia quello mid che quello massimo non ci saranno mai nelle puntate di SmackDown. E un ragazzo mi scrisse su Instagram, link in descrizione, iscrivetevi per godere di più, mi scrisse, ma stai tranquillo, Logan Paul ha fatto un accordo con la WWE, comparirà sempre a SmackDown. Quante volte è comparso Logan Paul a SmackDown? 2, 3, su tutti gli episodi di SmackDown in 3 mesi? Oh, avevo ragione io, ovviamente. Il feud con Kevin Owens è simpatico, Kevin Owens è incredibile, come fate a non adorare Kevin Owens? Anche qui, niente di che, l'unica cosa carina è il finale, che gli provano a tirare il tirapugni per colpire Owens, e poi arriva Grayson Waller, Austin Theory, insomma le solite cose, e alla fine Kevin Owens prende il tirapugni, colpisce Logan Paul, gli sta per fare il pin 1-2, ma l'arbitro vede il coso, vede che l'ha colpito col tirapugni, e quindi il count è andato, e quindi Kevin Owens non ha vinto, è rimasto campione Logan Paul. Diciamo che è un modo molto blando di far continuare questo feud dentro Elimination Chamber, e poi probabilmente fare Logan Paul contro la Knight a WrestleMania, con la Knight che finalmente vince un titolo, soprattutto se poi magari la Knight rimanesse campione fino a SummerSlam, e poi a SummerSlam mi fa John Cena contro la Knight, con John Cena che vince il titolo sulla Knight, così finalmente rompe il record di Ric Flair e magari diventa pure heel John Cena, heel come Hulk Hogan quando creò l'NWO. Vabbè, è un sogno mio che non succederà mai, però vabbè, sarebbe incredibile. Lo spot più carino è stato Kevin Owens che fa la super powerbomb sul tavolo, almeno un tavolo si è rotto. E arriviamo al main event, Royal Rumble maschile. Mi è piaciuta di meno di quella femminile, in che senso? La partenza è stata abbastanza simpatica perché c'era Jimmy Uso contro Jey Uso, una SmackDown, anche qui Spider-Man meme, e hanno cominciato a combattere. Probabilmente quello sarà pensato un match per WrestleMania. Hanno combattuto un pochetto, poi è arrivato niente, un po' di meno, che Grayson Waller, che vabbè ha iniziato a fare la sua trash talk incredibile. E poi
incredibile, come vi avevo detto nel video delle news, Andrade Cien Almas è tornato in WWE e devo criticare subito questa cosa perché sono contento che è tornato Andrade. Ma nella puntata di Raw, dopo la Royal Rumble, hanno messo Andrade a Raw. Perché l'avete messo a Raw? Andrade è fatto apposta per farlo andare a SmackDown, così può fare tutta la storyline con Santos Escobar, Carlito, Rey Mysterio, Zelina Vega, e me lo metti a Raw. Nella Royal Rumble lui fa uno spot con Santos Escobar, così che iniziasse il feud tra loro due. Invece me lo mettete a Raw, così non c'entra niente. E Bron Breaker a SmackDown, cioè, vabbè, questa cosa non ha senso, però va bene. Quindi Andrade fa i suoi elbow incredibili, poi arriva Santos Escobar, arriva Carlito, c'è il continuo del feud tra Bobby Lashley e Karrion Kross. Io, Bobby, per carità, può fare quello che gli pare, il suo gruppo con gli Street Profits potrebbe magari vincere qualche titolo, però chi lo sa. Per quanto riguarda il gruppo di Karrion Kross, gli Outlaws of Pain e Scarlett, non me l'ho mai parlato di Karrion Kross, ma Karrion Kross, come posso dire? Se fosse rimasto il Karrion Kross della sua prima run in NXT, toppe. Il problema è che non ho, perché poi è fallito nel main roster, è sparito, è tornato, non riesce ad avere la potenza che aveva prima. Bobby elimina Karrion Kross, poi Kross elimina Bobby, c'è il combattimento fuori tra le due stable, però è un feud veramente insignificante. Poi arriva Dominic Mysterio, che adesso vi dirò una cosa su Dominic Mysterio simpatica, e poi arriva Damian Priest. Allora, e c'è di nuovo la scenetta con R-Truth e JD McDonald che gli dà il tag e poi viene eliminato. Judgment è veramente calato tantissimo come storia. Damian Priest che vince il Money in the Bank, e poi c'è Dominic che è campione, Rea campione, poi da SummerSlam dell'anno scorso è completamente crollata perché Finn Balor non ha vinto mai il titolo su Seth Rollins. Damian Priest è calato tantissimo, ha perso tutti i match. Io capisco che ha il Money in the Bank, quindi tecnicamente ha una vittoria in pugno e se la sa usare bene, però è calato. Dominic ha perso il titolo. Vedere Damian Priest che ha ancora la valigetta e non l'ha ancora usata mi preoccupa tantissimo, perché o la usa su Seth Rollins subito oppure non lo so, non è che fa come l'anno scorso con Austin Theory che l'ha usata sul titolo degli Stati Uniti perdendo. Poi è arrivato Bron Breaker, adesso vi racconterò la chicca su Bron Breaker e Dominic Mysterio. Questo era lo spot dato a Brock Lesnar, ma ovviamente dopo tutto quello che è successo l'hanno completamente fatto sparire, e Bron Breaker ha avuto una serata incredibile perché sia lui che Carmelo Hayes hanno debuttato da NXT nel main roster. Bron Breaker ha fatto 4 eliminazioni, ha eliminato Moss, tanta roba. E la cosa carina è che questo spot appunto era di Brock Lesnar. Brock Lesnar avrebbe dovuto eliminare quei 4, Dominic Mysterio avrebbe dovuto eliminare Brock, loro due avrebbero avuto un match Elimination Chamber e poi lui contro Gunther. Probabilmente Bron Breaker prenderà il posto di Brock anche per quanto riguarda questo. Poi Mid Rumble, veramente niente di che, poi è arrivato Gunther, è arrivato Cody, è arrivato Drew McIntyre, è arrivato CM Punk. C'è stata la scenetta con Pat McAfee, che tra l'altro ora tornerà a commentare Raw, che è salito nel ring, ha detto oh, è andato via, vabbè, scenette inutili. Arriviamo agli ultimi 4, che forse è la cosa più divertente da Rumble, che stavano Drew, CM Punk, Cody e Gunther. Sono contento che sia Jey Uso che Sami Zayn ha avuto il loro momento, che è tornato al numero 30, però poi sono stati eliminati tutti e due, rimangono loro 4. Ora, qui purtroppo è successa la cosa che nessuno si poteva immaginare, quando Drew ha fatto il suo DDT incredibile su Punk, il braccio di Punk ha detto ciao, e c'è proprio la scena di Punk che moribondo va nell'angolo e fa il segno all'arbitro che sta, insomma, si è fatto male al braccio. Nonostante questo riesce a eliminare Drew, Cody elimina Gunther e poi rimane Punk contro Cody, che sono rimasti, mi pare, più di 10 minuti, hanno fatto questa specie di mini match e poi Cody ha eliminato Punk. Ora Punk è infortunato, sono contento per Cody, spero che Cody combatta contro Roman Reigns, perché adesso hanno messo pure il semino del dubbio che in realtà Cody possa affrontare Seth per il titolo. Ripeto, pay per view simpatico, la Royal Rumble femminile mi è piaciuta tanto, il match, il Fatal 4-Way match mi ha fatto veramente cagare, il match degli Stati Uniti, vabbè, e la Royal Rumble maschile, così e così, diciamo. E questo è quanto, ragazzi. Abbiamo parlato pure dei match della WrestleMania, vi ho raccontato un po' di quello che è successo nel Raw post WrestleMania, a SmackDown. Vedremo cosa succederà anche a SmackDown. E adesso il prossimo video sarà Elimination Chamber. Ci sarebbe NXT, però non credo farò un video su NXT. Per quanto riguarda, spero vinca Trick Williams il titolo NXT. Probabilmente ve ne parlerò nel video di Elimination Chamber. E poi ci sarà WrestleMania ad aprile. Io vi ringrazio per aver visto questo recapino incredibile. Non so quanto sarà venuto il video, sarà il solito video da 20 minuti, ma va bene, così si gode. Spero abbiate hype per quanto riguarda Elimination Chamber, presto il meglio e tutte cose belle. Speriamo non si infortuni qualcun altro, speriamo di no. Io vi ringrazio come al solito, che godo sia con voi e ci vediamo al prossimo video.